Nato a Bergen in Norvegia nel 1843, Edvard Grieg era destinato a diventare il più celebrato compositore norvegese. Universalmente riconosciuto quale uno dei massimi autori di epoca romantica, la sua musica è oggi parte integrante del grande repertorio classico. Grieg si impegnò nell'espresso tentativo di dar vita a una musica che raccogliesse caratteri tipicamente nazionali, attingendo pertanto in larga misura ad elementi derivati dalla tradizione e dal folklore popolare. Quando Henrik Ibsen, il grande scrittore norvegese, si trovò a mettere in scena il suo dramma teatrale Peer Gynt nel 1875, chiese a Grieg di scrivere la musica che avrebbe accompagnato lo spettacolo. Da quella partitura, Grieg trasse in seguito due suite da concerto di 4 movimenti ciascuna, alcuni dei quali divennero fra i brani più popolari del repertorio classico. Il dramma teatrale di Ibsen era basato su una storia popolare norvegese, il cui protagonista, Peer Gynt, era un antieroe irresponsabile e sconsiderato che viene salvato dall'amore di Solveig, la donna che lo attende a casa paziente fino al termine delle sue folli peripezie. In uno dei brani più noti dell'opera, la musica accompagna una scena in cui il protagonista, in preda a una delle sue fantasie oniriche, entra nell'antro del re della montagna, attorniato da una folla di gnomi e goblins. Gli gnomi minacciano Peer Gynt e la musica si fa contestualmente più forte ogni volta che il tema viene ripetuto. Il brano dal titolo Mattino dalla prima suite è un'altra musica familiare all'orecchio del pubblico odierno. Qui il protagonista, in perenne ricerca di spericolate avventure, è approdato sulle coste del Marocco e si sente rinascere osservando il sole che sorge sopra il mare. Fuori dal suo contesto drammatico, il brano, grazie all'uso di modi melodici tipici della musica norvegese, è stato più spesso associato dall'ascoltatore a paesaggi nordici che non ad un'alba africana.